Mitologico è contento, lei della partita o ha tante cose da dire come il maestro? Secondo me, fino al prima dell'entrata di Lautaro abbiamo fatto letteralmente schifo. Bene. Quindi non sono Axel! veramente contento. Forse sono parole esagerate, però a me la partita non mi è piaciuta prima dell'entrata di. Ma prima del gol, nemmeno dell'entrata di Lautaro, prima del gol. Ed è d'accordo con Montolivo che dice che senza Lautaro l'Inter è poco e niente, oppure... No, vabbè, là Montolivo esagera. Sbaglia nel campo, a quanto pare sbaglia pure come commentatore o quello che è. Vediamo, Opinionista, vabbè, un rispetto opinionista come però, fa schifo. Mitologico, non si preoccupi. Tanto voglio dire, c'è stata la fortuna del tutto casuale di beccare appunto in questa giornata Vabbè, storta la Salernitana. Manfredi, non Oh, se hanno incominciare, fatto la non cronistoria. piangere. Manfred, però sei ossessionato, eh. Ma Ma io sono ossessionato, riporto dei incredibile. dati, Altri che non sì. è l'ultima in classifica, Non come la faccio a fai. cercargli? Hanno fatto la Mutiamo Mitologico coreografia. quando non parla. Vai, bravo, bravo. Grazie. Fatto la coreografia della vita, hanno fatto uno spettacolo, si sono abbracciati, hanno fatto tutti dei rituali che in altre sfide non ho visto. Dai, insomma, perché la Lazio invece oggi è venuta a Milano a fare che cosa? Perché non sono stati a Roma? No, A vedere immagino che vedere fosse Calamite del Duomo. Dai, soldi impegnativa legali al come portiere. partita. Allora, Cagliari fa per il portiere per un fare slavo. Oggi Provedel che fa gol di testa in Champions, oggi ragazzi che in controtempo, quella è una paperazza. E poi veramente un Dovrebbero metterlo in crollo. attacco. Sì, infatti. Il tutto però, Torre, non so invece lei cosa pensa di quest'Inter. Cioè lei Ma ti mi sembra dico. soddisfatto. Ma sai cosa? Sono soddisfatto anche perché la Salernitana ha fatto per 60 minuti la partita della vita. Poi era ovvio, un calo era più che scontato. Tu metti dentro un campione come Lautaro Martinez e vinci la partita. Cioè, ma è più semplice del previsto. E questa partita la vince Inzaghi. Questa partita la vince Inzaghi. Perché poi quando aveva tolto, non mi ricordo chi era, contro lo Sassuolo, l'ha persa Inzaghi. Oggi la vince Inzaghi perché mette Lautaro e gli fa fare 4 gol. Punto e virgola. A capo. Meriti applauso, grazie. Mio fratello proprio. No, Leandro, no, no, no. Non dovevo? Ma qui. questo Ma devo ti do ancora. un'altra chance, ti do un'altra chance. Devo ancora Vediamo. impararla? Ah, Vediamo. sai che Quell'esecuzione. non ho la musica adatta, mi sa. E non so come annunciarlo, però proviamo Allora così. Te annunciarlo, non farlo entrare, lo lascialo butto. lì. Vabbè, facciamo così. Cosa bisogna annunciare? Che è il Papa? Oh, mi fa sorridere che, meno male che hai visto la partita questa volta o stavi giocando a qualche computer, a qualche gioco No, 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 io fatico? sono un professionista, guardo tutte le Ah, partite. ok, hai visto la partita, quindi l'hai vista su DAZN, no? Hai sentito il telecronista cosa ha detto? Che lui al No, non ascolta 60esimo... la telecronaca, penso di essere superiore a quelli che fanno la telecronaca. te lo dico io cosa ha detto. Al 60esimo, chi era di fianco in panchina, il tuo mister, stava per ricambiare ancora Thuram. Farias, che è il suo secondo, va di fianco e gli dice... Guarda che forse è meglio lo teniamo in campo. Non l'ho detto io, eh. Ma L'ho era una detto io. pretattica. Rispetta, fammi Faccio parlare, ti parlare. dico come fare. Poi rimane Thuram, cosa che doveva fare anche col Sassuolo. E chi fa il primo assist? L'assist? Thuram. Thuram non si cambia mai. È un allenatore, te l'ho detto, sopravvalutato. Tu continui a difenderlo, Ragazzi. ma va bene così. Abbiamo vinto 4-0, non voglio discutere. Voglio parlare No, della bisogna dirlo che partita. la vince Non Inzaghi. voglio, non ha vinto una sega lui, te No, l'ho però detto. aspetta. Stava No, ma togliendo tu hai esposto. Thuram, non ha vinto niente. Fammi spiegare un Anzi, attimo. ti dirò, l'ha pure preparata di merda, gli è No, andata no, con i no, però sedimenti aspetta. Se tu ci inguardabili, pensi, l'ha anche preparata male. Inzaghi Comunque, fa l'importante è riposare vincere. Lautaro Non e sono vince qua per discutere 4-0. con te, non voglio discutere. Ho già detto la mia. Di testa. Farias, grazie a Dio che c'è, esiste Farias, ha Top, fatto mettere... top. Ma non È c'è possibilità di chiaro, dibattito. eh? E Un Fabio, hai attimo, un visto attimo. DAZN? L'hai visto, Fabio? C'è il banner, ragazzi, di NordVPN Ah! che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN, con noi avete innanzitutto uno sconto e poi Manfred se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io e addirittura senza rischi perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè, c'è Quindi tipo il mese di prova, ragazzi, per esatto, capirci. Quindi quindi la potete provo anche anch'io. provarla. Vedete se vi trovate, il uso che ne fate. Se la utilizzate,
cioè se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano. È sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi. Ma me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, no. NordVPN. Però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. Ma è quel Farias lì, scusate, che fa il secondo Inzaghi. Sì, ho visto. Gli ha detto, guarda, è Farris. Allora, lui ha preparato. Mentre, guarda che io con Inzaghi ho un feeling pari a zero. Cioè io non ho feeling con lui, non è empatico, non è simpatico, non ha mai detto una cosa che mi ha fatto sorridere, non ha mai detto una frase intelligente, non è mai stato arguto, però non gentile, è un affettivo, cioè io con Inzaghi non ho niente, cioè lui è l'allenatore della mia squadra, è lì, ma per me è un insulso, nel senso che non mi provoca emozioni, siccome io sono un passionale, queste persone con me, ma ti posso citare anche dei miei familiari, non è che ce l'ho pure Inzaghi, io non vado d'accordo con questa ha ragione. Io potrei dirlo per tutti i familiari tranne mio nonno, voglio dire, quindi non trovo errore. No, per dire, ma sì, anche quando abbraccio i giocatori e Barella toglie la testa che lo abbraccia, sono delle robe che sì, io, ragazzi, ho insegnato io i linguaggi, le cose, le forme, labbra, io li vedo quando si, cioè non c'è, non è. Comunque al di là di questa roba che è tutta magari anche un po' esoterica, però lui, cioè, mi è toccato col Sassuolo difendere quello che ha fatto, perché lui ha messo in campo i suoi migliori, magari non erano i migliori, ma erano i suoi migliori, e ha fatto bene, perché in campionato devono giocare i titolari. Invece oggi in Spagna e con l'Empoli lui decide, lascia stare la Coppa, ma lui per due partite in campionato, Empoli Sanità, due partite schifose giocate dall'Inter in maniera oscena, perché eravamo depressi, sfilacciati, lui decide di non far giocare quelli che devono giocare in campionato quando le altre hanno vinto in carrozza, quindi oggi è colpevole. Però Fabio, se ci pensi, però ha ragione lui. L'ho assolto nella prima parte. Comunque, se la Salernitana pareggia la partita, noi non la vinciamo più. Siete d'accordo? Sì, ho avuto questa impressione sul gol annullato. Io penso che non avessero annullato il gol alla Salernitana, noi avremmo già perso. Come a Monza, Ilaria! Dopo 60 secondi noi prendiamo gol. Col Sassuolo tu vai in vantaggio al primo tempo, li ammazzi mentalmente, perché cazzo 1-0 con quel gol di Dumfries che non sa neanche lui. Ma scusi Bergomi, però c'è una cosa che non va nel suo ragionamento. Io da inizio anno che mi sfrantumano i coglioni dicendo che questa squadra ha la rosa più completa e più lunga del campionato. L'ho spiegato nel mio video e non ce l'ho con te Manfredi. Allora, nel grande Milan di Capello, nelle grandi idee, i calciatori arrivavano, ce n'era uno recentemente, evidentemente Snyder, che lo prendi l'aereo, lo butti in un derby, ti fa 4-0, è nato pronto, gli altri devono essere inseriti. Allora, quando arrivava il Lentini, il Sordo, il Papè, venivano inseriti nel grande Milan, non è che venivano buttati perché c'è già il turnover dopo tre, no, il cazzo, piano piano. Poi c'è quello come Frattesi, che chi come Frattesi entra più velocemente, se no aspettano il gioco titolare. Non è che se partita uno è stanco e uno gli nasce il figlio, con tutto rispetto. Uno è... Ok? Quindi, non perché la squadra è forte, la panchina è fortissima, ma in un meccanismo magari... Oggi, oh, ragazzi, me l'avete visto? Voi guardate il calcio. Oggi, no, ragazzi, oggi abbiamo giocato... Avardi, interviste da Zon di 8 minuti. Io sono un centrale in una difesa 3 e vengo all'Inter per fare il centrale di difesa. L'ha detto lui, fattuale. Lui dice che giusto. È un centrale. Allora, siccome è gioco fuori ruolo... Allora, siccome è fuori ruolo... No, aspetta. Oggi è un gatto di marmo. Lo dice lui. C'ho qua la foto che ho schermo. Sì, ho capito. Così. Quindi, sì, ho capito, però può fare il terzo a destra, dai. Assolutamente sì. Ma ha dato la Bayern Monaco perché vuole fare il centrale. Sto dicendo. Beh, però... Sì, ma perché Bayern Morgan giocava pure a 4 e lo fa già giocare terzino. No, è logico, ma è vero. Sto dicendo, Riccardo, che però, caspita, un mese, qualche amichevole, c'è bisogno di tempo. Perché vedrete che la panchina dell'Inter è forte e profonda, come sostengo. L'anno scorso non lo era, e altri anni lo era. Scusate, c'è una notizia. Ci vuole il tempo. E notizia. Il tempo bella. Il tempo, non li migliori buttandoli in campo così. Non li migliori buttandoli in campo oggi. Attenzione, notizia. Li migliori, attimo,
Che è successo? Manfred? Allora, c'è un portiere che si chiama Vaessen dell'Eredivisie che in seguito a uno scontro è stato portato via con i compagni in lacrime e in ospedale, la partita è stata sospesa. Speriamo che siano belle notizie, però ve lo dicevo per informarvi, siamo tutti vicini al portiere, speriamo che si riprenda. Ovviamente, un abbraccio. Un abbraccio al portiere. Allora, dicevamo, la rosa lunga secondo te vanno inseriti? Boh, secondo me Fabio è così basso il livello del campionato italiano che se hai una rosa abbastanza... Cioè, vedi, alla fine anche il Milan ne ha presi tanti, li ha messi subito dentro. È vero che erano un po' più titolari quelli del Milan, tra virgolette, già... Cioè, no, sono venuti per fare i titolari. Attenzione, perché è venuto a trovarci il social media manager di Torre, in esclusiva su Ciusport. Presentiamolo con un applauso. Benvenuto al social media manager di Torre, Nico di Calcissimo. Benvenuto. Buonasera a tutti. Che dietro c'è scritto buonasera, sorridi. Marco. Quando ti guardiamo ti viene a sorridere. Perché sarai il social media manager di Torre? Beh, è scritto il suo nome. L'ha detto Torre prima. Non è vero, ma cosa sono queste accuse? Mai se paga si può parlare. Attenzione. So che Torre oggi... Vuoi crescere sui social? Ti posso aiutare, Torre. Attenzione, come farebbe crescere la pagina di Torre? Ci vuole un miracolo. No. Ma siamo attrezzati per i miracoli. Niente, non ce lo svela. Senti, stavamo un po'... Vabbè, ci sentiremo in privato. Mamma mia, spettacolo. Nico, stavamo un po' Nico, stavamo discutendo della partita dell'Inter. Non so... Sì, l'ho vista. L'ho vista e fino all'entrata di Lautaro ci speravo nel pareggio, poi dopo... È chiaro che entra un campione, ovvio la partita va in una certa direzione. Ma Nico, che squadra tifi, Nico? Quella faccia lì? Milan. Ci ho capito. No. Che squadra tifi? Quale faccia? Quella lì che hai te. Che squadra tifi? Perché? La tua è bella? No, ho mica detto che è brutta. Cioè, non è bellissima, però non ho detto quello. Che squadra tifi? La risposta? Non lo so, però Juve... La faccia è quella da Milan, però tra Juve e Milan è un bel mix, quindi... Guarda la maglietta. Non lo vedo, che cazzo, chi c'è? Non si vede, cazzo è, mica. Si avvicini, Nico. Porti rispetto al numero 9 più forte della storia del calcio. Chi sarebbe? Pippo Inzaghi? Bravo. Ma vai a zappare la terra, Manfredi, te e Pippo Inzaghi. Non sa passo par una palla, dai, fai bravo. Via, basta. Torniamo. Allora. Questo... Che tra l'altro volevo farvi una domanda. Ma questo giocatore qui è più forte di Pippo Inzaghi? Ma chi? Salernitana Man. Ah, quindi lei vuole insinuare che Lautaro segna solo nelle partite facili? No, non è vero, perché ha segnato. Vabbè, ragazzi, però ha segnato a Liverpool, ha segnato col Sociedad, dai, veramente. Barcellona. No, stasera non tirate in mezzo Lautaro, perché non Milan Foggia in mezzo. Parliamo dei 60 minuti schifosi che ha fatto l'Inter prima che entrasse lui. Beh, pensate che quest'estate potevate prendere questo qui, Questa notizia la taglio comunque. E sarebbe stato fortuna che non l'abbiamo preso, allora dai, andiamo avanti. Dopo ne parliamo. Secondo me, ecco... Fabio, secondo me vai. La critica per i 60 minuti è troppo feroce. Cioè, no, cosa si aspetta? No. Che l'Inter deve vincere ogni partita in carrozza? Non ha subito più rivolta. Ha sbagliato davanti, secondo me, gli ultimi 20 metri, però poi alla fine io ero convintissimo, cioè non ho mai voi avete veramente avuto mai il sentore di oggi di non vincere questa partita? Sincero, mai. Sì. Ma io dai, mai. Torre, per favore. Ma 1-1 che era di 20 metri in fuorigioco si vedeva anche... Ma poi erano morti questi.
No, Emma, no, no, abbiamo giocato 60 minuti di merda. Io non mi aspetto di vincerle tutte. Expected goal 1-10. Io non mi aspetto di vincerle tutte, ma mi aspetto almeno che l'Inter scenda in campo con le palle. Abbiamo giocato 60 minuti senza grinta, senza niente. Zero. Secondo me, se fu un tempo andava avanti di 1-2 gol, era normale. Cioè, io non ragazzi, io penso... secondo me, prego, prego, Ilaria. Che se avessero pareggiato quel sull'1-1 io pensavo già boom, l'abbiamo finita la perché partita, voi però siete negativi, io... no in questo no, caso no. C'è ragione Torre non ci credo, mamma mia, c'è una nuova alleanza, cioè ha ragione Torre, tu eri mio fratello. Allora, questo solo partita secondo me pessima, io devo tirare il vento, solo ci ha messo sotto su tutti i punti di vista e va bene, sono d'accordo, sono incazzato contro la serenità, ragazzi, se no fatto di porta. Ma infatti per quello, ma... per quello ti stai dicendo, abbiamo giocato malissimo, dai, su. Come vuoi giocare? Ogni partita devi dominare, in 3 giorni giochi, oh. Non è che devi dominare, però un po' più pericolosi. Ma io non ti dico di dominare, Sanchez, io ti dico tira fuori i coglioni dal primo minuto. Se tu dal primo minuto mi dimostri che non hai voglia di giocare, che non scendi in campo con i controcazzi, boh, è finita lì, cioè nel senso io ho visto 60 minuti in cui veramente non avevo più voglia di guardarla, arriva, poi entra Lautaro, Lautaro è uno di quei giocatori che ti cambia la partita e l'abbiamo visto questa sera, ovviamente. Sì, ce l'abbiamo. Entra Lautaro, fa il primo gol su assist sontuoso, a parer mio, di Thuram, arriva il secondo e di lì ci riprendiamo, ma sull'1-1 io ho detto la partita è finita. Non c'è stato l'1-1, coi sé non si fa la storia. Non dai, c'era. Per favore. Ma tu mi stai, tu mi stai dicendo 1-1. Che sull'1-1 non hai smadonnato? Ma non è 1-1 perché si vedeva che era in buon gioco. Cosa no, Manuele, però il problema è che non c'era una traccia di gioco. Si è vista una squadra un po' depressa, sfilacciata, lunga, senza una traccia di gioco, con dei cambi. Io mi aspetto. Guarda che io sono d'accordo con Manuele. L'Inter neanche nell'anno dello scudo di Conte ha vinto le partite in maniera facile. Cioè, abbiamo sofferto anche col Verona, col Cagliari. Niente, non ha mai vinto. Non hanno vinto una partita facile, forse le ha vinte un paio l'Inter, qualcuno al Milan e forse il Napoli lo scudetto, fine. Nessuna squadra ha mai fatto il vuoto che a volte faceva la Juve negli anni d'oro, cioè ha sempre sofferto, quindi non so che soffrirò, però un conto è soffrire, un conto è produrre, un conto è allungarsi, sfilacciarsi, vedere dietro Pavard piantato lì e sapere che Bastoni a volte fa un po' il cavallo pazzo, ma oggi mancava perché non c'era nessuno che entrava nel campo. Si sono allargati, Classe non trovava la posizione. Sanchez lo mette in punta e continuava ad andare a centrocampo a fare un po' di rischio. Fabio, visto che parliamo di Sanchez, ho visto un pasticcio, Fabio, scusate, Centozze. Fabio, scusami. Tu parli di Sedema. Se Sanchez dopo 9 minuti la mette dentro, la partita è finita. Certo. Di che parliamo? Intanto mi scusi, ma Sanchez magari non la mette dentro perché ha passato 6-7 minuti e poi anche quelli dopo ad andare a fare i tocchettini in mezzo al campo anche pregevoli da un ex giocatore, ma poi sotto porta i campeones, ok?